La parola adesso a uno dei tanti giovani che io ho incontrato 15 anni fa. Era un giovane amministratore, era già consigliere comunale quando l'ho incontrato, adesso è giovanissimo, ha 36 anni, mi pare, 37, ma è già il suo secondo mandato di sindaco di una città importante che deve governare un processo di sviluppo che sta tra il mare e l'entroterra, che deve governare i problemi della grande pesca, così come quello dello sviluppo agricolo e agrituristico. Credo che Cristiano Carrus rappresenti davvero il giovane amministratore che noi tutti vorremmo avere in nostra città. A te parola, Cristiano. Grazie e buonasera a tutti. Io sono oggi qui presente perché ho fatto una scelta e sono qui presente per tre semplicissimi motivi. Primo motivo, la scelta di una persona. La scelta di una persona che, a differenza di tutti gli altri politici, intendo soprattutto i politici di Roma, ha e si è identificata grazie alla sua voglia di fare. Ma si è identificata soprattutto grazie alla vicinanza con la gente. Io mi sono fatto un'idea di Mauro, ecco perché i risultati che lui ha portato sempre sono divenuti concreti e sono divenuti importanti per la Sardegna. Perché questo? Perché Mauro, a differenza di tutti, affronta e incontra la gente normale. Consentitemi questo tema, la gente normale sono anch'io una persona normale. Perché dico questo? Perché a differenza di tutti gli altri politici che ogni giorno incontrano i banchieri, ogni giorno incontrano i grandi manager, ogni giorno incontrano tutte quelle persone che vanno e che girano intorno alla politica, sono persone che non vivono tutti i santi giorni i problemi reali. Mauro, a differenza di tutti, incontra le persone normali, i problemi veri. Io mi sono convinto di una cosa facendo il sindaco, che se una persona non vive sulla propria pelle i problemi veri e reali, non li risolverà mai. Se il nostro Presidente del Consiglio continua ad incrociare e ad incontrare tutti i santi giorni persone che non hanno i veri problemi, non li risolveranno mai. Quando si spegne la telecamera, loro ritornano alla loro vita agiata e noi ai nostri problemi. Ecco perché io scelgo Mauro, vicino ai problemi. Un sindaco sente tutti i giorni i problemi della gente. Mauro li sente tutti i giorni e siamo in grado di poterli affrontare e, nonostante le difficoltà, anche risolverli. Secondo motivo perché scelgo Mauro come sindaco e come amministratore locale: la cosa più difficile è poter amministrare in questo periodo. Perché cosa? Per la burocrazia regionale, e non è demagogia questa. Io, e qui veramente lo dico col cuore, mi dà fastidio tutti i santi giorni incontrare le persone che non riescono ad ottenere un'autorizzazione. Io come sindaco mi sento umiliato che ogni santo giorno devo mendicare da un funzionario regionale un'autorizzazione che serve allo sviluppo del mio paese. Io mi sento umiliato e io come sindaco non voglio essere e non voglio sentirmi umiliato. Non è possibile che un'amministrazione pubblica e anche un semplice cittadino possa attendere mesi per una semplicissima autorizzazione. Io questo non lo voglio più, non voglio più sentirmi umiliato e costretto a prostrarmi davanti a un funzionario regionale, io eletto da tanti cittadini che hanno bisogno di risolvere i problemi. Non, questo non posso più sopportarlo. Io da oggi non mi chinerò più davanti a nessuno. Terzo motivo è perché ho scelto Mauro, è questo. Io oggi non voglio più sentirmi solo. I sindaci, con le difficoltà che ci sono, badate bene, che i sindaci sono le persone, sono quelle persone che incontrano i problemi quotidiani tutti i giorni. La gente viene a lamentarsi, viene a pregare di trovare il lavoro, viene a lamentarsi perché non arriva a fine del mese. E noi poi, purtroppo, per i furbacchioni di Roma, diventiamo i loro esattori. E la gente molte volte questo non lo capisce. E io non posso, come sindaco, sentirmi solo. Sono anni che mi sento solo, sono anni che attendo delle risposte, ma non risposte
futili, intendo è semplicemente risposte per il mio territorio. Io vorrei dare una risposta a un cittadino che viene a chiedermi cosa posso fare per i miei figli. Voglio dare risposta a un cittadino che viene a me e dice cosa posso fare per crearmi un'impresa. Questo non accade. Questo non accade. Non lasciamoci incantare quando ci dicono abbiamo autorizzato quello, stiamo risolvendo i problemi della burocrazia. La burocrazia è aumentata. Un piano di sicurezza costa più dell'opera pubblica. Ci rendiamo conto? E stiamo arrivando a questo. Io, Mauro, oggi ti chiedo questo. Io penso che il politico ideale nell'affrontare le difficoltà adesso siano i sindaci, quelli che ogni giorno lottano con i problemi. Quindi io, Mauro, non ti chiedo di candidarti a diventare presidente della regione, non ti chiedo di presentarti a governatore della Sardegna, ma io ti chiedo col cuore di candidarti a diventare il sindaco della Sardegna. Grazie. Grazie, grazie Cristiano.